subito testo della parola di Dio. Alleluia. E citava il secondo re, capitolo 6. Sicuramente un capitolo, un versetto della parola di Dio, una storia che conoscete molto bene, perché è la parola di Dio, secondo re, capitolo 6. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Ciascuno di noi prenderà una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con noi, con i tuoi servi. Egli rispose: però. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano si misero a tagliare legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scura gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: ah, mio Signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio disse: dov'è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo e fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Vogliamo chiudere i nostri occhi un istante, chiediamo al Signore. Signore, voglio lodarti e glorificarti, Signore, veramente questa mattina. Signore, voglio dirti grazie perché tu sei in mezzo di noi. Signore, grazie perché anche quando noi siamo infedeli tu rimani sempre lo stesso Signore fedele. Signore, ti dico grazie perché tu benedirai la nostra vita. Chiedo che tu possa untere e prodotere la mia vita. Signore, io sono una nullità, non ho capacità, Signore, ma le capacità vengono da te. Signore, chiedo che tu possa prendere il comando della mia vita. Spirito Santo, vieni e prendi il comando della mia vita. Signore, tu conosci il cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, i bisogni che ci sono in questa mattina. Io non li conosco, Signore, ma tu conosci perfetto le nostre vite. Io ti dico grazie perché tu parlerai alla nostra vita. Signore, io ti dico grazie nel nome di Gesù. Amen. Sapete, in questa mattina il tema che il Signore mi ha dato è non perdere l'unzione. E noi sappiamo che l'unzione è qualcosa di particolare. Sapete, anche quando uno predica, quando uno canta, o possiamo cantare dei cantici, ma i cantici non fanno effetto. Possiamo predicare e la predicazione può avere effetto o non avere effetto. La parola di Dio la Bibbia dice che non torna mai senza che abbia fatto il suo effetto. Però quando il Signore manda la sua unzione è un qualcosa che cambia, veramente. E l'unzione è qualcosa di particolare, perché Dio, sapete, nel Vecchio Testamento l'unzione serviva, anche nel Nuovo Testamento, per curare gli ammalati, per guarire le ferite, per purificare i corpi, per stabilire dei re, si ungeva per tante cose. E noi penso che questa mattina abbiamo bisogno di un'unzione particolare, perché Dio, quell'unzione che può veramente guarire le ferite, quell'unzione che può consolare, quell'unzione che ci può dare nuove forze per poter avanzare. E questa mattina il tema è proprio questo: non perdere l'unzione. E se per caso l'hai persa, in questa mattina tu la puoi ritrovare, gloria a Dio. Sapete, il testo che abbiamo letto inizia così: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto. E sapete, meditando questo testo, veramente ho visto che questi discepoli, giovani, meno giovani, hanno tanto da darci. Ma mi hanno fatto capire molte cose. Vediamo questi giovani che vanno da Eliseo e cominciano ad avere un dialogo e dicono: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo è troppo stretto. Non aspettano Eliseo che dica: comunità, fratelli, venite qui, raduniamoci perché dobbiamo prendere una nuova iniziativa, perché qui non ci stiamo più, dobbiamo fare così, dobbiamo fare cosa. No, sono loro che prendono un'iniziativa e vanno dall'uomo di Dio. Sono loro che hanno una visione più ampia, gloria a Dio. E in questa mattina il Signore ci chiama, fratelli e sorelle, ad avere una visione più ampia. Non ci chiama solamente a poter venire in chiesa: fratelli, io mi sento a casa, parlo come se fossi alla mia comunità, a Padova. Quindi il Signore non ci chiama a poter venire in chiesa, sederci, andare a casa, poi non so se avete il culto di martedì o mercoledì, venire di nuovo in chiesa, mettere il velo, alzare la voce, pregare e tornare a casa. No, il Signore vuole farci parte della sua opera, per Dio, o vuole che anche noi possiamo far parte della sua opera, non solamente o partecipanti, ma veramente vuole usarsi di noi personalmente e vuole che noi ci investiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, che facciamo parte
visione, fratelli e sorelle. Questo luogo è abbastanza grande, ma noi vogliamo avere la visione non stretta ma ampia. Vogliamo che magari, che ne so, tra qualche anno questa chiesa non basti più. Vogliamo pregare per dei miracoli, vogliamo vedere l'azione di Dio. Non vogliamo essere dei religiosi quadrati che vengono al culto e torniamo a casa e non succede mai niente. Io non so in questa chiesa cosa sta succedendo, ma se state vedendo miracoli, battesimi di Spirito Santo, persone nuove che si stanno avvicinando, e gloria di Dio per questo. Però vogliamo di più, fratelli. Vogliamo avere una visione ampia, sappiamo che Gesù non ha limiti, sappiamo che lo Spirito Santo non ha limiti. Questa mattina possono venire liberazioni, guarigioni, battesimi di Spirito Santo, perché in mezzo di noi non ci sta un zigano, ma ci sta Gesù che cammina in mezzo di noi, gloria a Dio. Ci sta lo Spirito Santo che sta parlando nei nostri cuori, gloria a Dio. Allora vogliamo anche noi come questi discepoli, vogliamo essere anche noi come Nemia, come Aquila e Priscilla, che non avevano etichette. Nemia, fratelli, era un copiere del re, non era un profeta, non era un re, non era un uomo che aveva una grande etichetta, però lui aveva amore per Gerusalemme. La Bibbia dice che quando Gerusalemme fu consumata dal fuoco, quando c'era quel grande problema a Gerusalemme, e quando questo uomo l'ho venuto a sapere di questo problema, la Bibbia dice che si inginocchiò, pregò, digiunò, aveva pianto per la sua famiglia, per il suo popolo, per Gerusalemme, gloria a Dio. Era un uomo altruista, gloria a Dio. E in questa mattina, come quei discepoli erano insieme, noi veniamo a te, Eliseo, perché volevamo un luogo più grande, noi, non io. Quindi volevamo essere veramente delle persone altruiste che guardano veramente ai pesi dei fratelli, a quello che c'è bisogno della Chiesa, a quello che serve alla sorella. Se abbiamo, per esempio, 20 euro, diamo 10 al fratello. Volevamo essere veramente delle persone che amano l'opera e insieme collaborare per quest'opera meravigliosa, gloria a Dio. Quindi non serve un'etichetta. Sapete, da noi a Padova ci sono dei fratelli che se non gli dai un compito, un'etichetta, tu sei responsabile di questo, di questo, di questo. È vero che ognuno di noi ha il suo posto, quindi il pastore è il pastore, il cristiano è il cristiano, il responsabile è il responsabile. Però una buona iniziativa, un atto buono, lo possiamo fare anche noi senza avere un'etichetta. E questi uomini non avevano etichette, ma lavoravano per Dio. Aquila e Priscilla erano dei semplici cristiani, ma amavano Dio, seguivano Paolo, erano lì pronti a poter operare, erano lì pronti a poter dare dei piccoli insegnamenti, erano lì pronti a dare il proprio contributo, gloria a Dio. E il Signore questa mattina ti chiama a dare il tuo contributo, alleluia. Sapete, quello che mi piace quando vanno da Eliseo, non gli dicono solamente, ecco, il luogo dove noi stiamo radunati è troppo piccolo, vogliamo fare un luogo più grande, lasciaci andare, noi andiamo, no. Gli chiedono, lasciaci andare fino al Giordano per costruirci questo luogo. Tante volte noi prendiamo delle iniziative, ma non andiamo al padre a chiedervi se lui è d'accordo. Tante volte dobbiamo cambiare casa, dobbiamo cambiare macchina, dobbiamo cambiare lavoro, dobbiamo prendere delle decisioni, ma non andiamo al Signore a dirgli, Signore, ma tu sei contento che io faccio così? Signore, sei d'accordo con me per questa cosa che ho deciso? Non diciamo come questi discepoli che vanno lì e dicono, si propongono il loro piano e dicono, lasciaci andare. Come dire, sei d'accordo se noi andiamo? Possiamo andarci? Tante volte, fratelli, sapete, noi prendiamo delle decisioni e poi paghiamo le conseguenze. E quando abbiamo pagato le conseguenze, poi andiamo dal pastore, da Gesù, ai piedi della croce e siamo lì disperati. Ma se noi lo facciamo prima, fratelli, andiamo prima al Signore, gli chiediamo le cose, allora veramente noi possiamo schivare, se noi vogliamo, il problema e l'ostacolo, perché il Signore ci utilizza sempre per la cosa migliore. Allora basta andare da noi stessi, ma chiediamo consiglio al Signore, diciamo, Signore, posso fare questo? E il Signore ci consiglierà in questa mattina. Sapete, un altro punto che mi ha toccato è che dicono, ciascuno di noi prenderà una trave. Vediamo questi uomini che sono insieme, nessuno è messo da parte, gloria a Dio. Sapete, tante volte forse c'è qualcuno nella comunità che si sente messo da parte, si sente giudicato, si sente che magari, lo dico tanto per dire perché tante volte lo facciamo anche noi, si sente escluso, il pastore non mi vede, il pastore non mi chiama mai a fare qualcosa, si sente l'ultimo della chiesa, si sente l'escluso, sembra fino a che il Signore l'ha dimenticato e non vuole usarsi di lui perché lui è pieno di difetti, perché lui non è capace, perché lui, che ne so, tutte queste cose. Non è così, fratelli. Ognuno di noi prenderà la sua trave. E in questa mattina il Signore ti chiama a poter avere delle responsabilità nella tua vita. Anche se sei solamente un cristiano e non hai delle nomine, il Signore ti chiama ad avere delle responsabilità. E il Signore ti chiama a prendere anche tu il tuo piccolo peso, la tua piccola trave. Perché ciascuno di noi prenderà la sua trave per costruire questo luogo più grande, gloria a Dio. Allora che nessuno si senta escluso, il più piccolo, quello che
noi facciamo apposta, ma forse tante volte siamo, parliamo con una persona, ci possiamo dimenticare dell'altra. Può capitare perché siamo umani, siamo delle persone che possono fallire, ma Gesù non è come noi. Lo Spirito Santo non è come noi. Voglio dirti una cosa, anche se gli uomini ti hanno dimenticato, anche se gli uomini ti hanno messo da parte, anche se gli uomini non ti degnano di uno sguardo, anche se qualcuno non ti saluta, anche se nessuno ti viene a trovare, voglio dirti una cosa, che Gesù viene sempre a trovarti. Sei nel cuore di Dio. Lo Spirito Santo cerca di parlarti ogni giorno per poter attirarti di più nella sua comunione. Dio non ti ha dimenticato, fratello e sorella. Dio ti guarda, si ricorda di te e vuole veramente che tu possa far parte della sua opera, gloria a Dio. E per quello che dice, ciascuno prenderà una trave, gloria a Dio. Nessuno si mette alla parte. Sapete, c'è un Salmo 133 che dice così. Quanto è bello e buono che i fratelli vivono insieme. Lì il Signore ha stabilito la sua unzione. Quindi noi dobbiamo stare insieme, fratelli e sorelle. Ognuno di noi deve prendere la propria trave e portarla. Sapete, io meditavo su questi discepoli, no? Non era un discepolo, ce n'erano tanti insieme lì. Addirittura volevano costruire un luogo più grande perché non ci stavano più. Quindi possiamo capire che erano tanti, volevano imparare, volevano apprendere da Eliseo, erano i discepoli di Eliseo. Quindi volevano veramente capirci di più e volevano capire veramente di più, e volevano questo luogo più grande. E sto pensando che loro, tra di loro, non tutti andavano d'accordo, lo sapete. Sicuramente c'era qualche carattere un po' come Pietro, forse istintivo, qualcuno che offendeva l'altro, un carattere un po' strano, e sicuramente non si sopportavano tutti quanti. Però, fratelli, per l'amore di Dio, loro stavano insieme. Amavano Dio con tutto il loro cuore. Volevano stare nella presenza di Dio. O non erano lì a puntarsi il dito. Loro volevano stare insieme perché la Bibbia dice che quanto è bello e buono che i fratelli vivono insieme. Lì Dio ha stabilito la sua benedizione e la sua unzione, gloria a Dio. E tante volte io parlo di me, parlo di quelli che conosco, tante volte puntiamo il dito, fratelli. Tante volte giudichiamo, tante volte mormoriamo tra di noi, tante volte quando magari non dico voi, sorella, assolutamente, ma da noi a parte succede che le sorelle fanno comunella e poi dicono: hai visto quel fratello? Hai visto quella sorella? Hai visto quello cosa ha combinato? Ma il Signore non ci chiama, fratelli, ad essere giudici. Il Signore non ci chiama a puntare il dito. Il Signore ci chiama a pregare per coloro che cadono, per il Dio. E il Signore ci chiama a poter pregare per le persone che fanno fatica ad avanzare in questo cammino, per il Dio. Il Signore ci chiama a pregare per il pastore e per i responsabili, per il Dio. Perché siamo tutti umani, siamo tutte persone. E il Signore ci chiama a stare insieme, a aiutarci, a prenderci per mano in questo tempo difficile, per il Dio. Le tenebre stanno avanzando. Gesù è alle porte, sta ritornando, gloria a Dio. E noi non possiamo perdere tempo a poter giudicarci, a poter puntarci il dito, a dire questo no, quello non mi va bene. No, il Signore ci ha messi insieme, fratelli. E la Bibbia dice che dobbiamo sopportarci l'uno con l'altro. Da che cosa ti riconosceranno? Dall'amore che avete l'uno per l'altro, gloria a Dio. E l'amore copre moltitudine di peccati, copre tante cose l'amore. Oh, l'amore ci fa sopportare, gloria a Dio. È vero che tanti fratelli sono difficili da sopportare, o i caratteri non sono tutti uguali, è difficile. Ma il Signore questa mattina ci chiama da poter unirci, prenderci per mano e stare insieme, gloria a Dio. Perché insieme noi siamo la forza. Insieme Dio ci benedice. Ma quando nella comunità ci sono i giudizi e tutte queste cose qua, da noi è capitato, la benedizione svanisce. Non c'è funzione. Il predicatore va a predicare, e anche se il Signore lo vuole benedire, fa fatica perché c'è una specie di interdetto, c'è giudizio, c'è un mormorio, ci sono delle cose che a Dio non piacciono. E noi non vogliamo queste cose, fratello. Via da noi queste cose veramente. Noi vogliamo che nelle nostre riunioni ci sia la benedizione. Noi vogliamo che nei nostri culti ci sia un'unzione particolare. Noi vogliamo essere un soccorso per i fratelli più deboli. Noi vogliamo dare il nostro contributo tutti quanti insieme, gloria a Dio. E sapete, mentre erano lì che chiedono consiglio a Eliseo, Eliseo gli dice: sì, andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con noi. Gloria a te, Gesù. Sapete, in questa mattina non vogliamo solamente chiedere consiglio a Dio, non vogliamo sapere solo che Dio è d'accordo con noi, ma vogliamo dire anche: Signore, vieni anche tu con noi. Non vogliamo fare l'opera di Dio da soli, perché in vano i costruttori costruiscono se il Signore non benedice. Allora vogliamo dire: Signore, vieni con noi nelle nostre riunioni. Signore, quando io vado a casa, vieni con me a casa mia. Signore, non voglio essere solamente un cristiano in chiesa quando mi metto il vestito e la cravatta. Signore, non voglio essere solamente un pastore, parlo di me con la cravatta sul pulpito. Io voglio andare a casa mia quando nessuno mi vede.
so che sto facendo la nuova volontà, gloria a Dio. Non vogliamo essere solamente cristiani quando noi siamo in chiesa. No, Signore, io in chiesa tu ci sei con me, esco dalla chiesa, Signore, ti invito a casa mia. Io ti invito al mio tavolo, io ti invito nelle mie evangelizzazioni, io ti invito con me quando testimonio, Signore, vieni anche tu come perché io da solo non ce la faccio, Signore. Questa è la preghiera che dobbiamo fare noi. Ma tante volte noi ci sentiamo capaci, ci sentiamo che ormai abbiamo raggiunto una certa maturità, sono degli anni che siamo convertiti, sappiamo tutto noi e in qualche maniera diventiamo così quasi, dico a me, tante volte l'ho rispecchiato dentro di me, un fariseo, Signore, osservo la tua legge, so tutto ormai, ma in realtà noi abbiamo bisogno di chiamare Gesù fratello, perché senza di lui non possiamo costruire niente, in vano costruiamo, se il Signore non benedice. Allora se vogliamo dire fratelli con umiltà, Signore io non sono niente, sono un peccatore salvato per grazia, e se tu non sei con me, Signore, io non posso aprire nemmeno la mia bocca, non so se avete trovato, io ho provato a parlare con delle persone, e Dio non mi benediceva, non c'era l'unzione nelle mie parole, cadevano lì, non succedeva niente, ma quando ero unto dallo Spirito Santo, parlavo con le persone si mettono a piangere, gloria a Dio, ho visto delle persone cadere in ginocchio davanti a me, ma non davanti a me, perché l'unzione dello Spirito Santo è da lì. Allora noi vogliamo dire, Signore, vieni con me, Signore, aiutaci questa mattina, no? E allora il Signore benedirà grandemente la nostra vita, gloria a Dio. Sapete, la Bibbia dice che mentre si avviano verso quel posto che avevano scelto, cominciano a prendere delle scure e cominciano a tagliare degli alberi. Cominciano a poter lavorare per Dio, cominciano a poter abbattere, cominciano a poter fare qualcosa per costruire questo luogo più grande. E penso che tutti noi siamo nel capo di Dio che stiamo lavorando per Lui, con Lui, sia per predicare, sia per cantare, sia per testimoniare, ognuno ha il suo compito, chi pulisce la chiesa, ognuno ha il suo compito, siamo qui e lavoriamo per Dio. La Bibbia dice però che uno di loro, un giovane, un discepolo, stava battendo un albero e la Bibbia dice che mentre batteva quest'albero aveva perso il ferro della scuola. E la cosa che mi tocca è che si mise a gridare con tutto il cuore. Questa scura era caduta nel Giordano e la Bibbia dice che il Giordano è un fiume molto profondo, sicuramente era caduto nella profondità di questo fiume. E questo giovane aveva cominciato a gridare con tutto il suo cuore: ah, mio Signore, ha perso la scura, era disperato. Non era un giovane che aveva vergogna, mentre batteva aveva perso la scura ed era rimasto in silenzio. E questo a me mi fa paura quando le persone perdono quello che hanno perso e rimangono in silenzio. Perché quando noi rimaniamo in silenzio non possiamo o riprendere quello che abbiamo perso. Ma questo giovane era disperato, dice: ah, mio Signore, l'avevo preso in prestito, sono rovinato, non ho più soldi per ripagare la testa dentro di lui, perché la legge diceva che quando qualcuno prendeva qualcosa in prestito, prima che il sole calasse doveva restituirlo, e questo giovane non aveva i soldi per ripagare questa scuola, capite la sua disperazione? Era disperato perché aveva perso qualcosa di prezioso. Ai tempi il ferro era molto costoso, perché era un elemento che non si trovava dappertutto, e lui aveva perso quella scuola. Ora, come faceva a ripagare quella scuola che aveva perso? Allora chiama l'uomo di Dio, chiama Eliseo e dice: mio Signore, ho perso la scuola, ora come faccio a ripagare? Può darsi che non avevi soldi e dovevo diventare schiavo di quel padrone che gli ha offerto questa scuola. Non so le conseguenze che doveva pagare, però quello che so è che questo uomo si era messo a gridare davanti a tutti, davanti a tutta la gente, non si vergognava, aveva alzato la sua mano e aveva detto: mio Signore, vieni perché io ho perso la scuola, gloria a Dio. In questa mattina noi vogliamo dire questo, vogliamo dire: Signore, io ho perso l'unzione, Signore, io ho perso la pace, Signore, io ho perso quell'amore che avevo le prime volte, Signore, io voglio riacquistare con te. E se noi lo diciamo con tutto il nostro cuore, Dio ci benedice. Ma se noi stiamo in silenzio e rimaniamo nel nostro stato, sapete, voglio raccontarvi un'esperienza, forse fa un po' ridere, però è la verità. Sapete, circa una decina di anni fa mi trovavo a Bologna, non ero però un pastore, ero un cristiano, e sapete, noi, come vi ho detto prima, andiamo a vendere delle piantine a porta a porta. E mi ricordo che era appena passato Natale, tutte le feste mi erano rimaste quelle piantine rosse, le stelle di Natale. E queste piantine dal ghiaccio che le tenevo fuori perché vivo in una roulotte, erano praticamente appassite ed erano quasi tutte morte, però ormai le tasche erano vuote, non avevamo più soldi e io e mia moglie ci siamo messi in centro a Bologna, andare a porta a porta a vendere queste piantine, le date mia moglie. Faceva tanto freddo, le piantine erano mezze morte e lei va a vendere queste piantine perché ormai eravamo senza soldi. E mentre va a vendere queste piantine la gente la insultava. Perché? Perché vendeva delle stelle di Natale dopo Natale e in più mezze morte, quindi non era affatto.
facile, l'hanno umiliato un po'. Mentre vende qualche piantina, cerca di vendere a destra, a sinistra per fare su qualcosa per la spesa. Mentre vedi in macchina, aveva fatto qualcosa, non so, 20-30 euro, non mi ricordo adesso la cifra. Mentre torna in macchina, si mette la mano nella tasca e aveva perso tutti quei soldi. Pochi soldi, ma l'aveva perso, erano importanti per lui. Entra in macchina, cosa fa? La vedo e si mette a piangere come una bambina. Ma non era tanto per quei soldi, era perché l'hanno umiliata. Era difficile, aveva tenuto queste piantine nel freddo, era molto difficile, poi torna in macchina per quei soldi della spesa li aveva persi. E era cominciata a piangere come una bambina e lo vedeva, mi era dispiaciuto veramente per questa cosa perché piangeva. E sapete la cosa che mi tocca? Che lei piangeva per dei valori persi, no? Ma la cosa che mi tocca è che ci sono dei cristiani e ci sono delle persone che non piangono più per quello che hanno perso, spiritualmente parlando. Andiamo avanti, battiamo ancora, perdiamo la scuola, ma non facciamo come questo giovane che grida e dice: ah, mio Signore, ho perso la scuola. Noi continuiamo a tagliare, pensiamo di tagliare, ma non tagliamo più. Battiamo, facciamo confusione e non diciamo al Signore: Signore, ho perso la scuola. Rimaniamo in silenzio, teniamo nascosto il nostro problema, forse per vergogna, forse perché non vogliamo che il pastore sappia la nostra condizione spirituale, forse non vogliamo che gli altri fuori intorno a noi, non vogliamo che sappiano la nostra situazione matrimoniale, ma ci sono dei matrimoni che stanno andando in fallimento e nessuno lo sa. È giusto che non lo sa nessuno, però è giusto che il Signore lo sa. È giusto che diamo i piedi della croce. È giusto dire: Signore, io ho perso l'unzione, Signore, io ho perso l'amore, io ho perso la gioia della salvezza, Signore, io ho perso la pace, Signore, io vivo ancora nella tua comunità, io sono ancora qui che canto, io sono ancora qui a poter organizzare delle cose, io ti servo ancora, io predico ancora, io canto ancora, ma Signore, realizzo che l'unzione non c'è più sulla mia vita. E questo che dobbiamo realizzare, non dico che è così, ma se fosse così, fratelli e sorelle, noi dobbiamo gridare al Signore: ah, mio Signore, ho perso la scuola, e perché Dio, e il Signore è pronto a intervenire nella nostra vita, per Dio. La cosa più brutta è rimanere in silenzio e tenere nascosta la cosa. Se questo giovane faceva finta di niente, per vergogna, stava lì ad abbattere ancora gli alberi prima di tutto non andavano più giù, ma soprattutto alla fine della giornata, come ripagare questa scuola? Sapete, penso che il Signore ci ha dato dei talenti e noi non dobbiamo metterli sotto terra. Il Signore ci ha dato qualche cosa di prezioso, qualche cosa di costoso, ci ha dato un'unzione particolare per poter veramente demolire le fortezze del nemico, ci ha dato una pace che non è come quella del mondo, ma anche quando noi abbiamo la malattia, i problemi, le difficoltà, questa pace regna dentro di noi. Il Signore ci ha dato una gioia grandissima. La cosa più brutta è che ci sono dei cristiani che non la sperimentano più, e posso dirvi che non è un giudizio contro di voi, l'ho sperimentato sulla mia vita, fratelli. Tante volte ho avuto il vestito, sono andato alla riunione, ho alzato la mia voce, ma dentro di me c'era la morte. Tante volte sono andato alla riunione senza provare più la pace e la gioia del Signore. Tante volte il pastore è venuto da me e mi ha detto: fratello, come stai? E io: sì, bene, ma in realtà c'era morte dentro di me. All'inizio del mio matrimonio avevo problemi anche nel mio matrimonio e non lo dicevo a nessuno. Ma in questa mattina vogliamo dire al Signore, fratello. In questa mattina vogliamo dire al Signore: io ho bisogno di te. Vogliamo dire al Signore: ho bisogno della tua grazia, ho bisogno della tua liberazione, perché io sto vivendo male, nonostante io conosco la tua parola, nonostante io sono nella comunità, realizzo che sto pregando, ma la mia preghiera non taglia più, la mia preghiera non ha più efficacia. Signore, sto cantando, ma vedo che il mio canto non arriva più. Signore, io parlo mezzo, te li sto predicando, ma vedo che la mia predicazione non arriva più. Signore, io sto facendo la tua opera, ma vedo che non porta più frutto quello che sto facendo. Ebbene, se la tua preghiera è questa, dici: Signore, pietà di me. Signore, vieni nel mio soccorso. Voglio dirti nel nome di Gesù che Gesù viene questa mattina, gloria a Dio. Perché questa è la volontà di Dio, quella di venire e sostenere i suoi figli, gloria a Dio. Quando Pietro stava affogando, aveva detto solamente una parola: Signore, salvami. E Gesù tese la mano e lo rialzò, gloria a Dio. Allora, se questa mattina siamo a terra, se questa mattina siamo abbattuti, se questa mattina abbiamo perso dei valori che il Signore ci ha dato, in questa mattina il Signore vuole farteli recuperare, gloria a Dio. Non è che lui vuole riprendersi i suoi valori e tenerli per sé, no, il Signore te l'ha dato e vuole ridonarteli, gloria a Dio. Forse si sono spenti nella tua vita i valori che il Signore ti ha dato, forse per strada l'hai persi come la sorella, forse non hai fatto tanto caso, non hai visto che la tasca era bucata e hai perso i valori che il Signore ti ha dato. Però anche se hai perso il tuo valore, voglio dirti una cosa: che il Signore te li ridarà questa mattina. Il vasaio vuole ricostruire la tua vita, però la cosa importante è andare nella casa del vasaio, scendere nella casa del vasaio.
sei disposta tu a chiamare ancora il Signore e a rendere pubblica la tua situazione, ma non davanti agli uomini, fratelli, perché tanto gli uomini non ci possono risolvere il problema, ma davanti a Dio, gridando e dire al Signore: io ho bisogno di te. E se tu lo dici, il Signore ti benedice, gloria a Dio. Il Signore vuole fare un'opera nella tua vita. Sapete, quando questo giovane aveva chiamato Eliseo, aveva detto: Signore, vieni perché ho bisogno di te. O quando Eliseo vede la situazione, io mi sono sempre posto questa domanda, no? Ma perché Eliseo fa un miracolo così grande? Prende un pezzo di legno, lo getta nel punto dove la scura è caduta e la scura risale. Un miracolo così per un pezzo di ferro, come mai Eliseo ha fatto questo miracolo così grande per un pezzo di ferro che cade nell'acqua? Non poteva dare un altro pezzo di ferro? No, perché quel pezzo di ferro era importante per Eliseo. Perché sapeva che questo giovane, il suo discepolo, non aveva la possibilità di ricomprarlo. Perché sapeva che era molto importante, perché lui poteva diventare schiavo di questo padrone. Sapeva che per lui era una rovina quella scura. Ed è per quello che Dio è andato a agire in quel miracolo. E voglio dirti che Gesù ti conosce personalmente. Conosce il tuo stato d'animo. Conosce la tua vita, conosce il tuo matrimonio, conosce la tua vita spirituale, conosce tutto di te. E anche se il tuo problema per gli altri è piccolo, sembra un problema da niente, per Gesù è importante, gloria a Dio. E in questa mattina vuole risolvere il tuo problema, gloria a Dio. Sapete, la Bibbia dice che ha preso un pezzo di legno e chiese a questo giovane: dove è caduta? Io voglio dirti solamente una cosa, e voglio che tu possa fare una meditazione con me e riflettere nella tua vita. Dove sei caduto? Vogliamo riflettere dove è stata la nostra caduta. Tu correvi bene per un tempo, ma cos'è che ti ha fermato? Cos'è che ti ha fatto cadere? Dove è caduta la scura? E quando la Bibbia dice che indicò il posto dove è caduta la scura, Eliseo prese questo pezzo di legno e lo gettò proprio nel medesimo luogo, gloria a Dio. E la Bibbia dice che quando questo legno va a terra, proprio vicino alla scura, ecco che il miracolo avviene. Voglio dirti che la croce è ancora efficace. Questo legno ha ancora efficacia, gloria a Dio, perché Gesù ha pagato per te sul legno della croce, e in questa mattina può perdonarti dal peccato, può liberarti dall'oppressione, dall'ansia, può ridarti la pace, la gioia, può risolvere il tuo problema matrimoniale, può benedire la tua vita in una maniera particolare in questa mattina, perché lui è Gesù, è colui che può fare ogni cosa, gloria a Dio. La cosa importante è che tu possa dire: Signore, vieni. E se tu dici: Signore, vieni, egli è qui per benedire la tua vita, gloria a Dio. Egli è qui per poter risolvere il tuo problema, gloria a Dio. Egli è qui per benedire la tua anima, gloria a Dio. Non dobbiamo nasconderlo, fratelli. Ma in questa mattina, così per miracolo, il Signore vuole ridarci i nostri beni, gloria a Dio. Sapete, Davide ha avuto un grande fallimento nella sua vita. Era un uomo che serviva a Dio pienamente, un re che aveva il cuore secondo Dio. Era un uomo che amava Dio con tutta la sua vita, era appassionato a Dio. Ma in un tempo della sua vita ha avuto un grande fallimento. In un istante quel grande uomo di Dio era diventato adultero e omicida. Era fallito, il suo vaso si è guastato. Ma se noi andiamo a leggere in Geremia 18,4, dice che quando il vaso si era guastato, il Signore aveva detto che da capo ne aveva fatto un altro come lui parve di fare, gloria a Dio. Allora in questa mattina, anche se hai avuto dei fallimenti, anche se il tuo vaso si è guastato, anche se la tua vita è caduta, anche se hai avuto un grande fallimento nella tua vita, Dio non ti getta via. Dio non ti prende e ti butta via. Noi quando si rompe un bicchiere, un vaso, lo prendiamo e lo buttiamo via. Il Signore non fa così con noi. Il Signore ci vuole dare un'ennesima possibilità. Il Signore vuole ridarci ciò che abbiamo perso. Il Signore vuole darci un nuovo inizio in questa mattina. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi mentre la sorella viene a cantarci un cantico e ti chiedo di ricercare la sua presenza.